Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema importantissimo, ovvero dei finanziamenti pubblici ai media, ai mezzi di informazione quali TV e giornali. Incominciamo dal principio. Vi è stata un'indicazione da parte di quegli elementi che attualmente fanno parte della Troica, quando ancora la Troica non si era costituita? Parlo quindi di elementi economici finanziari, ovvero parlo dei banchieri, di chi dirige la finanza internazionale. Vi sono state delle indicazioni nel dare ordine all'Italia di procedere con le privatizzazioni. Le privatizzazioni non sono nient'altro che un meccanismo per impossessarsi da parte di questi privati, di finanzieri, faccendieri, dei gioielli dello Stato, gioielli che hanno un costo enorme e vengono acquisiti con un costo esiguo. Quando questi elementi possono andare in concorrenza con altri elementi analoghi in altri stati, vengono spolpati e annientati. Perché? Perché essenzialmente la teoria dell'acquisizione è: io più grosso acquisisco quello piccolo, che può essere anche in un altro stato. Faccio un esempio: un'acciaieria basata in Germania ha interesse ad acquisire un'acciaieria analoga in Italia, non per farla sopravvivere, dargli quell'input in più, ma per distruggerla, perché vede questo elemento come qualche cosa di concorrenziale. Per cui vi è stata la famosa riunione sul Panfilo Britannia, dove si sarebbe deciso circa le privatizzazioni in Italia. L'Italia di fatto viene privatizzata di giorno in giorno sempre di più, sia a livello statale che a livello locale, dove vediamo che privatizzano l'acqua, privatizzano i servizi pubblici, privatizzano le scuole, gli ospedali. Viene privatizzata e questo processo è irreversibile. Perché in questo processo non viene toccata la stampa, non vengono toccati TV e giornali? Semplice, perché anzi in questa sfera il processo è al contrario. I privati vengono in un certo senso statalizzati perché ricevono un aiuto dallo Stato in maniera pecuniaria, per cui in un certo senso lo Stato corrompe moralmente chi dovrebbe fare informazione. Perché questo avviene? Ci si è guardati bene in quest'ambito di privatizzazione, in questo processo in corso, di andare a toccare proprio la sfera dei media e giornali. Perché? Perché gli impostori della politica siedono sullo scranno, sul loro cadreghino, proprio perché vi è un'azione di propaganda mediatica affinché questi impostori abbiano il consenso della popolazione. La propaganda mediatica su cosa si basa? Come tutte le propagande, come tutte le reclame, le pubblicità, si basa sulla menzogna. Per cui un organo atto a creare una menzogna collettiva per legittimare una classe politica è un organo intoccabile. In un certo senso, cosa sta succedendo adesso? Si vuole togliere il canone RAI, hanno detto che lo toglieranno, lo metteranno nella bolletta elettrica. Si va sempre a creare qualche cosa ingiusto nei confronti del singolo, perché il singolo subisce la propaganda mediatica, subisce questa informazione, è la vittima e lui stesso è costretto a pagare di tasca sua, in via indiretta tramite le tasse, per subire questa propaganda mediatica. È un'umiliazione, è come dire: io ti vengo a rubare, arriva il poliziotto e dice: già che ti hanno rubato, dammi una scatola di cioccolatini anche a me. È questo che sta succedendo. Oltre al danno, anche la beffa. Si è costretti a pagare per subire un qualche cosa. Uno potrà dire: però l'informazione è utile. L'informazione è utile quando veramente libera. Per essere libera deve essere svincolata da
persone e soprattutto istituzioni che vanno a finanziare in maniera interessata chi deve fare l'informazione, altrimenti chi ha avuto un posto di lavoro, parlo di posto di lavoro dove ci sono stipendi d'oro che non capiteranno mai né a me, né a te, né a qualche tuo amico. Chi fa questo tipo di informazione e vive nell'opulenza perché ha uno stipendio d'oro, viene messo nell'agio, non andrà mai contro il sistema che gli ha dato questa opportunità. Non lo farà mai perché sarebbe come darsi una mazzata sui coglioni. Chi è che si dà una mazzata di coglioni? Un folle, ma quella lì non è gente folle, è gente estrapolata dal mazzo, gente che sono dei professionisti proprio per abbindolare le masse ed abbindolare la gente. Se metteranno il canone della televisione nella bolletta elettrica, cosa ci succederà? Anche il cieco che non vede la televisione, quando si asciuga i capelli col fono, indirettamente andrà anche lui a pagare un obolo a tutta questa schiera di mascalzoni asservita di impostori della politica. Succederanno delle cose aberranti. Uno che in casa è in dialisi, che ha i problemi a reni, che è attaccato alla macchinetta, che lo fa sopravvivere, indirettamente tramite la bolletta andrà a pagare questi impostori. La televisione, l'informazione, se la deve pagare chi la subisce, chi decide di affidarsi ad un certo tramite, lo compra, si compra il giornale, si compra il servizio televisivo. Il servizio televisivo si dovrebbe poter pagare, se non lo si vuole vendere, esclusivamente con la pubblicità che vi è a bordo. Però non è giustificabile chiedere soldi alla gente per la televisione. Un altro caso, poi si creano anche delle situazioni che sono anticostituzionali, perché se siamo tutti uguali, perché il blog fa informazione proprio per spirito di voler rendere note notizie che altrimenti passerebbero inosservate? Lui fa informazione gratuitamente, mentre ci sono soggetti riconosciuti dallo Stato che fanno informazione falsa, menzognera, in più retribuiti dallo Stato. Perché ci sono queste situazioni? Questa qui è una situazione che non rispetta il principio di uguaglianza della Costituzione. TV e giornali prendono finanziamenti pubblici, qualcheduno può dire che possono servire questi finanziamenti pubblici. Certo, servono per far sì che gli impostori della politica rimangano saldi al loro cadrino, perché quello che noi andremo a votare, cioè quella che è anche la nostra formazione, la nostra percezione, le nostre idee, vengono, così per dire, create in base a tanti input. Noi abbiamo diversi tipi: l'input uditivo, l'input visivo, l'input olfattivo, l'input tattile. La televisione ci bombarda inviandoci segnali presso questi input e ci va così creando, ci va così formando. Se io, per esempio, se io dovessi vivere in un paese che non fa parte della NATO, è ovvio che sarei molto più consapevole delle nefandezze che l'imperialismo americano e i membri della NATO vanno a combinare in giro per il mondo, per le scorribande. Paesi asserviti dove la pubblicità, dove la televisione è controllata, ricevono finanziamenti anche pubblicitari per andare a legittimare le loro scorribande. È chiaro che tanto dipende anche da dove il soggetto vive e qual è la sfera di informazione che lo va a condizionare. Per cui, ipoteticamente, qual è il modo migliore per isolare qualcheduno dall'informazione? Sarebbe non avere la televisione e i giornali e accedere solamente a internet. In internet ci sono tante voci e uno riesce in un qualche modo, col tempo, riesce a capire quali sono le informazioni più autorevoli, libere, che ti riescono a dare veramente un'informazione più razionale possibile, più attinente alla realtà. Non esiste un'informazione completamente attinente alla realtà, perché l'informazione non è mai esatta, è sempre scritta da un qualcuno che ha determinate idee.
Tuttavia, noi possiamo scegliere questo qualcuno, questi qualcuno, ne scegliamo tanti e sentendo tantissime campane, riusciamo noi a farci un'idea che sia corrispondente a quella che è la realtà che noi vorremmo percepire, per cui è un qualche cosa che ti va a condizionare relativamente. Ecco, quello che volevo dire è che l'ho detto, per cui i finanziamenti pubblici ai giornali servono per tenere in vita degli organi. Qualcuno dirà sì, però nel loro bilancio corrispondono una piccola parte, però è ovvio, ci sono altre lobby, altre sfere di finanza. In genere, chi fa politica ha i suoi giornali che va a finanziare lui tramite le sue holding e sempre con lo stesso motivo, andare a plagiare le masse. Però moralmente non è accettabile. Fai che l'imprenditore, il magnate, il cosiddetto oligarca di turno si finanzia la sua televisione. Ma lo Stato non deve partecipare in questo gioco perché tutto è moralmente scorretto. Quello che volevo dire l'ho detto, alla fine riassumo tutto con una semplice frase: non crediate mai a quello che vi dicono televisioni e giornali. Ciao a tutti e alla prossima!